La misurazione e i livelli di ansia e stress subiti dai camici bianchi nel corso della pandemia, un incubo purtroppo ancora presente tra le corsie degli ospedali. Lo studio infermieristico realizzato da Dario Solimine e Anna De Gisi, coordinatore del polo didattico infermieristica del Moscati, ed eseguito su scala nazionale, coinvolgendo nella ricerca 2.186 infermieri, documenta come è cambiata la vita degli infermieri dopo il Covid-19. A nostro microfono l'autore dello studio è Antonio Serpico, ex caposala all'ospedale Moscati e docente di infermieristica. Dallo studio si evince che gli infermieri possono ricorrere in quello che è il disturbo post-traumatico da stress, quindi una ripercussione grave sulla qualità della vita, nonché un grave cambiamento a livello professionale. Ovviamente durante l'emergenza sanitaria è stato attribuito tutto il crollo sanitario al Covid-19, ma io credo che il Covid-19 abbia solo riportato nuovamente alla luce tutti i problemi che legano alla professione infermieristica. In che percentuale hanno risentito gli infermieri? Stiamo parlando che durante l'emergenza stiamo intorno al 77%. Post l'emergenza i sintomi sono ancora riscontrabili nel 66%. Che sintomi e che tipo di patologie? Allora, come patologia possiamo parlare di disturbo post-traumatico, nel burnout ovviamente abbiamo anche alte percentuali di rischio nell'indice di gravità dell'insonnia, quindi che la qualità del sonno degli infermieri è andata a mancare, soprattutto abbiamo alti livelli di ansia, di stress. Io e la mia collaboratrice Antonietta Anna Di Gisi, nonché coordinatrice del polo didattico del San Giuseppe Moscati, abbiamo individuato alcuni fattori di rischio che mettono a dura prova la tenuta degli infermieri, come una mobilizzazione, il mancato riconoscimento economico, la poca tutela e la poca valorizzazione, ma soprattutto ancora nel 2020 dobbiamo parlare di quello che è il demansionamento che pregiudica ancora la professione infermieristica. Io facevo il caposala nel DH ematologico, adesso sono andato in pensione, però sono professore universitario a questi ragazzi e ho seguito anche lui. E lo stress psicologico, soprattutto per le famiglie, perché quando tornavamo a casa la nostra paura era quella di infettare, se avevamo preso il Covid, la nostra moglie e i nostri figli. Quindi soprattutto per la famiglia avevamo tanta e tanta paura.